Ricominciamo. Io mi presento, sono Marco Gregoretti, sono un giornalista, soprattutto sono un frequentatore innamorato di Salice da quando sono bambino e ho avuto l'onore, attraverso un comune amico che una mattina mi ha chiesto: "Senti, puoi presentare il libro di Buonerba?". Ecco, io ho avuto l'onore di conoscerti. E vorrei però appunto entrare dritto sul tema perché Cronaca di un amore non corrisposto è un racconto, è un romanzo, ma è qualcosa di diverso perché un romanzo uno spesso inventa, qui di inventato c'è poco, ci sono forse sono cambiate alcune situazioni per ragioni di personali, etiche, eccetera. Però è un romanzo coraggioso perché è messo a nudo in questo romanzo. E comunque il personaggio si chiama Federico Spes, si innamora perdutamente di una sua collega e crede di essere corrisposto, in realtà non è corrisposto Fino a manco prova per niente, contraria. fino a prova contraria. Lo strumento della scrittura e della volontà di mettersi a nudo, di raccontare una storia d'amore sofferta, ha dato la possibilità all'autore di entrare in 100.000 tematiche attuali, dal lavoro, la psicoanalisi, il giornalismo. E adesso ti chiedo invece appunto perché un amore non corrisposto, perché poi Cronaca di un amore non corrisposto è molto giornalistico in realtà. E in effetti i capitoli sono concepiti come una cronaca, ogni capitolo ha una data, ha degli avvenimenti e ha un vissuto personale che quasi a volte quasi, sembra quasi un commento a quegli avvenimenti. Cronaca, per quel che riguarda il titolo, Cronaca è proprio perché ovviamente ho cercato di portare avanti quelle che sono le mie caratteristiche dal punto di vista giornalistico e quindi in un certo senso io ho sempre pensato che avrei scritto un libro prima o poi nella mia vita. Però quello che mi frenava è il fatto che iniziavo ad avere pensieri troppo astratti, se mi mettevo a pensare e a non legarmi a una realtà precisa. Diventavo astratto, trascendevo e diventava un qualcosa di abbastanza illeggibile. E quindi ho detto: mi serve una storia vera che mi faccia, in un certo senso, mi tenga ancorato alla realtà e renda la lettura poi fruibile a tutti, perché poi ovviamente i libri devono essere letti come gli articoli di giornale. Quindi in questo senso qua il giornalista fa il lavoro quotidiano, lo scrittore anche quando poi diventa professionista, ma la difficoltà era quella proprio di riuscire a, in un certo senso, a trovare una materia che non fosse troppo complessa. La forza e il coraggio di andare avanti. Sicuramente ho capito che se tu senti che quell'amore è corrisposto, quell'amore è corrisposto, devi grattare via gli impedimenti esterni, gli impedimenti involontari, le costruzioni mentali, le paure, eccetera. E quindi devi far leva sul tuo coraggio e andare avanti. Qui lo dici andare avanti, Sì, no? Ecco. no, Allora, infatti. Federico Spes ha intenzione di andare avanti per riconquistare Raffaella. Adesso è molto più complicato perché è un romanzo profondo, poi è scritto da un conoscitore appassionato di un filosofo come Nietzsche, quindi io adesso sto banalizzando delle cose Sì, molto è complicate e molto profonde, però nella vita reale magari Federico Spes, Raffaella vorrebbe riconquistarla, ce la farà, o ha perso ogni Questo lo speranza. vedremo, però diciamo che la natura di questo romanzo è sicuramente psicologica, nel senso che il protagonista scava nella propria coscienza cercando di razionalizzare, di declinare in modo positivo un sentimento difficile come quello appunto dell'amore non corrisposto o comunque non pienamente corrisposto. E quindi credo che però la cosa più bella del libro e del protagonista siano proprio la voglia di non darsi mai per vinto e l'attaccamento alla vita, anche perché poi nel romanzo, il romanzo è stato scritto tra il giugno
2019 e il aprile 2020, e quindi c'è un romanzo anche nel romanzo, perché poi Federico a un certo punto deve decidere se dare questo libro a Raffaella, come fare, eccetera, eccetera, e scoppia la pandemia, che quindi ovviamente spariglia tutti i piani. Come reagisce Raffaella? Perché poi leggo il WhatsApp, che è l'incipit del tutto, il WhatsApp di Raffaella, che ti viene voglia di tirare lo smartphone contro il muro. Però voglio dire, come reagisce Raffaella quando riceve il manoscritto? Perché lo riceve il manoscritto, no? Questo nel libro non c'è scritto, quindi stiamo andando oltre. Allora anche siamo già nel sequel. Come arriverà? Quindi colpo di scena, però siccome io lo so ma non lo dico, e quindi bisogna prendere questo e prenotare il prossimo. Ecco, così. Così salgo in corner e dico iniziate no, a questo, sì. Poi vediamo come andrà a finire questa storia. Però oltre a quello adesso parte tutto. Essendo anche di cronaca, cioè cronaca di un amore, ma è cronaca anche di quello che accade, per cui si parla purtroppo, e mio malgrado, anche del Covid, perché, come dicevo, insomma, a fine del libro sostanzialmente Federico cerca di capire come poter consegnare questo libro. Però, detto quello, la cosa più importante, secondo me, come messaggio, è che, come hanno tra l'altro sottolineato ottimamente la giornalista della Stampa che ha fatto recensione su il 19 luglio sul mio libro, è che non è importante la meta che uno deve raggiungere, bensì certo. Il viaggio che uno compie. Ecco, quindi in questo senso penso che sia un libro molto positivo. Cioè qualcuno mi ha detto, ma è un libro un po' triste. Io ho detto, guarda, secondo me non è un libro triste. Cioè, partendo dal fatto che l'argomento, ovviamente, insomma, l'amore non corrisposto non è che sia il massimo della felicità, ma in realtà io credo di avere declinato positivamente questo sentimento. Ed è anche un modo per... cioè spesso a livello giornalistico si accosta al termine amore non corrisposto fatti che con l'amore non c'entrano nulla, per cui fatti di cronaca brutta, di cronaca nera, di omicidi, oggi ex di marito nuovo, certo. Uccide l'ex moglie, amore non corrisposto, ecco, io vorrei che i colleghi non usassero più la parola amore in questi casi, perché con l'amore non c'entra nulla, qui si parla di crimini violentissimi, efferati e ingiustificabili. Ecco, quindi volevo riqualificare il termine amore non corrisposto in questo senso. Però, insomma, l'amore cioè, non corrisposto, qualche alto e basso, qualche arrabbiatura, no? Perché se uno riceve un WhatsApp come questo, la collaborazione professionale e l'amicizia non devono essere scambiate con nient'altro. Io sono madre, perché... diciamo la Beatrice dantesca di Federico Spes è sposata e convive, insomma. Convive. Ho un compagno con cui ho tanti progetti, sono una ragazza seria e non devono nascere malintesi di alcun genere. Purtroppo non mi fa piacere ricevere complimenti. Qui c'è anche il tema del politicamente corretto. Smile con cuoricini, messaggi di buonanotte e attenzioni da altre persone oltre che dal mio compagno. Tutti in quel momento ti sei sentito, tu Federico spesso si è sentito uno stalker e ha tirato il sì, ecco. Sì, anche perché appunto diciamo che questo messaggio, che in un certo senso poteva anche rappresentare la fine del libro, poi ne è diventato un inizio, ma di sicuro cioè, arriva dopo un rapporto molto intenso tra Federico e Raffaella, e quindi dopo questo messaggio praticamente ci sono stati 3 mesi di silenzio, motivo per cui... 3 mesi di silenzo totale, non unilaterale. Non unilaterale, molti, certo. Molte cene, molte cose di lavoro insieme, perché tutte e due sono insegnanti, tutte e due hanno fondato un'associazione in difesa delle donne, certo. Tutte e due fanno anche siti web per aziende, per cui hanno interessi, diciamo, sociali e professionali comuni, e stanno comuni, molto vicini, per e stanno molto vicini. Si vedono anche dopo in questo periodo di silenzio. Diciamo. Può esserci nella psicologia femminile una doppiezza, no? Cioè, il suo amore era corrisposto, l'amore di Federico Spes era corrisposto, ma mettiamo questa barriera, facciamo finta, diciamo che non è corrisposto, ma però
È sufficiente vedere Federico in associazione, al lavoro, no? Ecco, quindi anche per tornare a te, amore corrisposto, non è così lineare, cioè non è che questo messaggio, adesso poi potremmo chiedere anche se riusciamo a collegarci, Giovanni Rossi, che ha scritto la prefazione, che è uno sì, psicologo che vive a Nizza, ma che conoscono molti perché ha vissuto anche lui a Sassoulx. questo messaggio è doppio, contiene No, allora, di molte fatto. trasversalità, molte cose non dette. Lei comunque stava con Federico spesso, lo vedeva e poi però un Sì, po' poi ho stretto. ipocritamente, un po' così, Oltre diciamo. quello, diciamo che di fatto Federico non ha mai creduto quel messaggio, perché sennò ovviamente non ci sarebbe stato tutto il dopo. Allora, Giovanni Rossi ha scritto una veloce ma molto intensa prefazione. Si pone alcune domande, no? E dice: intanto tira in ballo il principio Io cosa faccio? Lo del chiamo già a sto desiderio. punto? Sì, possiamo, intanto diciamo a loro chi è Rossi. Ha scritto la prefazione, è uno psicologo. Mi pare che sia, da come ho capito, di scuola lacaniana, poi Sì, magari scuola. di scuola lacaniana, quindi ha una visione molto, molto diversa da quella che può essere il classico psicoanalista freudiano, junghiano, però è molto anche concreto, no? Tende a spezzettare le realtà, ma si pone una domanda a un certo punto, a metà della prefazione, che cos'è l'amore? Che sembra una domanda da 100 milioni di dollari, ma è tutt'altro che banale. E dice che Lacan, appunto, sostiene che tra l'uomo e la donna c'è l'amour, ma non, che diciamo, non è concepito come noi intendiamo l'amore. Ecco, poi qua entra in un percorso, diciamo, di ricerca filosofica abbastanza complicato, perché va su Kierkegaard, eccetera. Però a me piacerebbe sapere Adesso lo chiamo, lo chiamo. da Rossi Sì. che cos'è secondo lui l'amore secondo l'autore. Scusa, che si vede a me, Vediamo. non si vede a lui però. Si vede a lui, ok. Giovanni? Sì, ciao. Eccoci. Ciao. Sei sul Buonasera. terrazzo di casa? Ok. Nizza sullo sfondo. E allora c'era qua Marco Gregoretti che voleva farti una domanda, Giovanni. No, Buonasera. buonasera Giovanni. L'intensa e fulminante prefazione, Buonasera. Come non ho sentito, scusami. l'intensa e fulminante prefazione al libro. A un certo punto si pone la domanda topica: cos'è l'amore? Poi lei fa alcuni riferimenti importanti, Lacan, Kierkegaard, eccetera. Però io volevo chiederle molto banalmente, visto che lo ha conosciuto anche durante lunghe telefonate notturne, secondo lei, che cos'è l'amore per l'autore del libro? Questa motivazione che lo spinge ad andare al di là di tutto, andare al di là di ogni logica. Effettivamente io come lettore, leggendo, mi dicevo, ma poi si renderà conto che questa cosa qua è molto difficile che funzioni. Io l'avrei messo molto prima di crederci. Invece lui ci crede, ci va fino in fondo. Quindi ha una definizione dell'amore molto più, forse inesistente, romantica della mia, non lo so, però io farei, come dico anche nella prefazione, se è successo a tutti di fare una cosa così, dopo un po' lasciamo andare, perché non si può più insistere, invece cerchiamo di scrivere addirittura un libro, ed è la cosa che trovo più ammirevole nel suo lavoro. Al di là della qualità dello scritto, della storia di sé che mi è piaciuta molto, è questo desiderio che lo spinge ad andare sempre più lontano alla ricerca di questo amore che non è corrisposto. Siamo sicuri che non sia corrisposto, perché noi ci interrogavamo proprio su questo, no? Perché non è l'unico che non ha mollato, perché magari non mollando poi i risultati arrivano. L'importante è crederci, dico solo che lui ci crede e nella speranza di avere questo risultato, effettivamente poi può succedere. Io quello che sottolineo è che non è da tutti crederci così tanto e spingersi così in là, e quindi effettivamente è quella la forza
libro e la metafora del libro, nel senso, quando si vuole qualche cosa, cosa si è disposti a perdere, cosa si è disposti a sacrificare per ottenere quella cosa lì. E l'insegnamento principale che io ho tratto da questo libro è quello, nel senso, battersi per qualcosa in cui si crede, anche se tutti i segni esteriori, tutto quello che c'è intorno, sembra dire il contrario, che la cosa funziona. E poi a quel punto si può aprire il tema di come mantenere questa cosa che si è conquistata. Adesso mi sembra che l'oggetto e il soggetto dell'amore di Carlo sia il libro, sia la storia. Sì, certo, la storia diventa poi il soggetto. È proprio quella la riflessione che mi sono fatto, che spesso in una storia d'amore uno diventa oggetto dell'altro, oggetto del desiderio dell'altro, e a volte si è oggetti, nel senso uno dipende dall'altro e il soggetto sparisce un po'. Invece Carlo in questo libro rimane lui oggetto di questo amore, ma anche soggetto dell'autore che scrive, nel senso può sublimare qualche cosa e farne qualcos'altro in questa situazione. Medea ha ucciso i suoi figli e suo marito per andare da sua amante, e quindi ci sono stati molti studi su questo racconto qua di Medea, questa leggenda di Medea, sul fatto che il desiderio possa spingere gli altri estremi, come questo. E quello mi sembrava essere proprio il desiderio più estremo, che spinge Medea a questo gesto. Carlo non penso che arriverà a questo punto, però nel senso il desiderio... Beh, spero proprio di no, Giovanni. Quello che lo spinge. Non penso neanch'io, però chiaramente era l'esempio, uno degli esempi principali di cosa il desiderio può spingere a fare. Che poi bisogna ancora capire se Raffaella, che non ha scritto libri, ce l'ha conta giusta oppure no, perché magari, chissà, ecco. Adesso lì saranno delle donne sicuramente. Il problema principale di un uomo e una donna è che sono opposti, insomma, diametralmente opposti, quindi per un uomo capire, interpretare, cercare di capire cosa vuole una donna è sempre difficile, insomma, semplicemente perché non è una donna, sono due realtà totalmente diverse. Lo scritto tra parentesi nella prefazione che c'è un muro tra di loro, non c'è mai, non combaciano mai perfettamente, c'è sempre qualche cosa che sfugge, che scappa. Quindi anche in Raffaella, nonostante tutte le interpretazioni che Carlo ha potuto fare, che noi abbiamo potuto fare, sfugge, c'è sempre qualcosa che non riusciamo a capire nel suo comportamento. Cioè il timore del narcisismo, di risultare narcisisti, no? Perché uno dice la mia storia è interessante, deve piacere a tutti per forza. La storia di Federico Spesbito, che è lunedì sera, è anche freddo, e non abbiamo avuto il tempo di fare battage, e evidentemente interessa perché ci sono diverse persone che ci stanno ad ascoltare, però la paura del narcisismo, cioè ognuno di noi, no, pensa di poter scrivere il libro del secolo, no? Ecco, non sto parlando, sì, l'illusione c'è sempre, no? Nel senso di dire Invece lo scrittore generalmente ci mette magari 5 anni, mescola, fa dei collage di personaggi, prende pezzo di uno, non narra la realtà, sua realtà, in maniera romanzata, no? Narra, sì, tutt'altro. Sì, però tu però a un certo punto dici che vuoi in qualche modo, hai sempre creduto che ogni vita potesse essere un romanzo. Ho capito, sì, male. Sì, quello è uno dei passi più belli del libro, secondo me, ed è un concetto bellissimo, perché di fatto Federico cosa fa? Scrive, cioè inizialmente vive questa faccenda, questa la reazione spropositata di lei, però poi a un certo punto, quando inizia a scriverne, ovviamente si rende conto che la sua vita, i suoi momenti, i suoi attimi hanno un valore doppio, hanno il valore di quando sta vivendo la cosa, quindi le sensazioni, le emozioni che prova mentre sta vivendo, ma poi hanno il valore di quando le traspone e poi le va a scrivere, no? E quindi certo, a un certo punto è come se acquisisse la consapevolezza che effettivamente la propria vita possa essere un romanzo, no? E c'è un bel pezzo che tra l'altro parla proprio di questo, che è il fatto di
renderti conto che la tua vita può essere davvero un romanzo. A un certo punto, adesso non leggiamoglielo tutto il libro perché dovranno anche comprarlo. No, qualche pezzo bisogna leggere, non so. Vuoi leggere dei pezzi di libro? No. No, chiedo. Io... Intanto, sì. intanto ti chiedo una cosa. Tu a un certo punto la butti in poesia. No, perché se glielo leggi, poi dopo non lo comprano più. Spero lo compri lo stesso, insomma. Anzi, secondo me se lo leggi lo compri. Vabbè. Tu la butti in poesia a un certo punto. Sì, perché io, a parte che ho sempre scritto poesie da quando avevo 15 anni, quindi ovviamente le poesie insomma, sono anche abbastanza elaborate, le mie poesie anche abbastanza complesse. E poi ho un po' smesso, perché poi di fatto la poesia che è così istantanea, in un certo senso sembra più semplice scrivere una poesia, ma non lo è affatto. Perché assolutizzi ed estremizzi tutto quello che stai provando per poter scrivere come se tu lacerassi in un certo senso la tua anima, no? Per riuscire a far uscire qualche verso che possa dirsi veramente tale. Però appunto ci sono stati dei momenti in cui ho scritto delle poesie, sono quattro poesie all'interno del romanzo. Ecco, ma se vuoi possiamo leggere poesie. E leggi. La leggo io la poesia. Legge, tu la poesia, sì. No, io non sono mica... E sei tu il poeta? Non so. Io sono un volgare cronista che si occupa di sangue, droghe, rock and roll. Io leggere, ci credo. No, leggere una poesia è una cosa difficilissima, perché cioè, devo entrare dentro, non l'ho scritta io, cioè è un'emozione, ci sono dei messaggi indiretti, no? Ho consultato la forma astrali delle stelle, i suoni sordi degli oceani riottosi, l'avvenire dei pianeti. Nessuna effigie mi ha sollevato dal desiderio di trovarti. Ti ho cercata disperato nelle aule socchiuse della mente, col solo intento d'ammirarti. Ho domandato di te ai potenti numi, agli idoli pagani, ai sognatori indomiti dell'oro. Nessuno mi ha creduto. Non hanno colto la tua voce assordante, l'estremo ammonimento della tua assenza ha travolto d'un tratto tutto il mio essere pensante. Beh, insomma, è un bel cataclisma, bellissimo. Sì, bellissimo. Sì. Quello dell'avvenire dei pianeti mi piace moltissimo, perché noi a volte vedo delle situazioni, le chiamo le supernova, perché mi sembra che noi vediamo delle cose che non ci sono più, le vediamo ma sono sparite da sì, miliardi di anni. Sì, infatti anni, tipo nel fine 90 avevo scritto proprio una poesia che sul fatto che quella stella che vediamo in quel momento potrebbe non essere più quella, perché ovviamente c'è un buco nero magari. Cioè, no, la luce ci arriva anni dopo. Miliardi di anni. Miliardi di anni dopo, quindi quella stella molto probabilmente è già morta. Invece qua c'è una stella che brilla. Non è semplice per un animo gentile e poetico vivere in una redazione di un giornale. Cioè capisco le problematiche, pur essendo tu giornalista professionista, che non è una cosa da poco, perché tu sei giornalista professionista, sì, quindi ho fatto l'esame 2015, hai dato prova. Un esame di stato difficile, hai dovuto studiare il codice civile, il codice penale, la costituzione, la storia del giornalismo, hai dovuto fare temi, articoli, deontologia, eccetera. Sì. Quindi, però 8 non ore è di scritto, eh? 8 ore di scritto, l'orale con i magistrati, con i giornalisti, magistrati che ti esaminano. Ecco. No, perché quando dicono i giornalisti, un giornalista professionista, quando dà l'esame, è interrogato da colleghi anziani, è interrogato da magistrati. Ed è interrogato sul codice civile, sul codice penale, sulla Costituzione, sulla storia del giornalismo, quindi poi la memoria certamente... Io ho scritto una tesina, cioè perché devo presentare poi, tra lo scritto e l'orale, devo presentare la specie tesina sulla Juventus d'Allegri confronto con la Roma. Io me ne vado. E questo qui sicuramente al tifoso da Roma è stato abbastanza un suicidio. Vabbè, 2-2, quindi... No, ma non quello di ieri, parlavo. No, vabbè, ma io invece ero quello di ieri. Del 2015, che... lasciamo stare. No. Super sopo, Scesdina, Giovanni contento con una parte. No, volevo sentire da Giovanni, che ha scavato anche per telefono, conosce bene, se
La poesia che ho letto è molto bella, ma lui ha quest'animo poetico. Ce l'ha sempre avuto, perché io ne ho lette parecchie. Poi chiaramente io l'animo poetico non ce l'ho, e quindi certe volte certe sue poesie mi toccavano, altre le capivo meno. E poi su un romanzo, su un libro, riesco a identificarmi molto di più che attraverso la lettura della poesia. Il lettore, secondo la sua storia, secondo il suo modo di vivere questo romanzo, interpreterà la poesia a modo suo, e il grande interesse è quello, soprattutto, anche se la capissimo tutti nello stesso modo, ma nello stesso interesse. L'artista, il poeta, lo scrittore, fa le cose per se stesso o fa le cose per gli altri? Allora, magari le poesie, bisogna che le fa da sempre, sono cose veramente sue che fa per lui. E invece questo romanzo era fatto principalmente, secondo me, per Raffaella, poi in secondo tempo per vendere il libro. Io infatti dicevo, ma Raffaella va bene, l'importante è che riesca a vendere il libro. Però chiaramente la sua prima intenzione, secondo me, era quella di toccare il cuore di lei. Ok, beh. Ma il cuore di Raffaella penso che sia stato toccato, lo vedremo nel sequel. Lo vedremo nel sequel, perché in realtà sono successe molte cose più dopo di quando ho finito a scrivere il libro che non prima, però detto questo, secondo me è un libro comunque molto positivo, nonostante la tematica, e che rappresenta anche bene l'attaccamento alla vita di Federico, ed è anche una speranza per tutti. Io quello che posso dire, dato che il libro è uscito il 27 gennaio e comunque un po' di copie sono state vendute, il feedback che ho avuto innanzitutto mi hanno abbastanza sorpreso, perché sinceramente, dato che è una storia così personale, così un diario intimo, pensavo piacesse, ovviamente l'avevo scritto, non pensavo che non piacesse, ci mancherebbe, però non a sto livello, a sto punto, perché ho avuto dei messaggi veramente che mi hanno anche commosso molto, anche uno oggi. E quindi questo... Dicelo quello di oggi. No, ma senza l'autore, perché ti ha commosso il messaggio di oggi? Mi ha commosso perché, cioè, questa è una persona che conosco, insomma, ha detto che tramite il libro, cioè, tra l'altro l'ha pubblicato su Instagram, quindi comunque lo potranno anche leggere gli amici, ma insomma, che ha scoperto delle mie doti, della mia sensibilità, eccetera, eccetera, che spera che questo libro faccia successo, insomma, queste sono persone che conosco, però ci sono anche persone che non conosco. Ti scrive una persona che non ha mai visto in vita tua e ti dice guarda, vado a bene col tuo libro, mi fa piacere, cioè, molto piacere. A volte si scelgono insieme all'autore sì. dei passi da leggere. Tu hai anche, diciamo, un livello di cultura abbastanza approfondita, piuttosto approfondita. Ti piace la filosofia, ci sono tanti riferimenti anche indiretti, che si capisce che tu hai introiettato delle cose. Adesso non voglio esagerare, ma si possono rintracciare tante tematiche. Prima abbiamo detto quelle più, diciamo, concrete, no? Dal Covid al giornalismo, ai precari nella scuola, ecco. Poi ci si può rintracciare persino il tema dell'infinito, no? Tu fai qua, ad esempio, un paragone tra il mare e la montagna. Sì, sì. E io spero di aver trovato il pezzo che mi ero segnato, perché io poi sullo smartphone... Certo, lo so, poi hai fatto molte presentazioni. No, spero di... Allora, io lo leggo e comunque... no, lo trovate a pagina 217. 217. Sì. Però, allora... Io lo leggo, spero di leggerlo bene. Speriamo sia il libro giusto, soprattutto. Sì. No, il libro è giusto, allora, giusto. No, è allora, come diceva Renato Vallanzasca, no, ha il libro sbagliato. Sì, è sbagliato anche il personaggio, diciamo. Però le immagini che ti restano nella mente, negli occhi della montagna innevata e di quel silenzio che soltanto le vette dei monti ci possono donare, non ha eguali. Perché facendo un paragone con una gita in barca a vela sull'orizzonte, il mare è comunque molto più socievole della montagna. Se lo ascolti ti parla sempre, il rumore delle onde, anche quando si è estremamente al largo, lo senti. Invece lassù
a vette innevate, a volte ti sussurra il vento, questo è vero, ma spesso ti capita di non sentire davvero nulla. In quei momenti scopri di essere solo con te stesso, immerso nella natura, e ti pervade quel senso di armonia cosmica. Quando punti a valle con lo sguardo, pensando alla discesa che stai per intraprendere, una strana eccitazione inconscia ti svuota da qualsiasi altro pensiero. Non c'è nulla che ti distoglie dalla tua sfida, o forse meglio dire dal tuo immergerti nella fresca sensazione di essere parte di quella perfezione silenziosa eppure così maestosa.